Si definisce digital marketing l'insieme delle attività di marketing che utilizzano i canali web per sviluppare la propria rete commerciale, analizzare i trend di mercato, prevederne l'andamento e creare offerte sul profilo del cliente target. Attività che sempre di più vengono affiancate alla vendita tradizionale. Basti pensare all'e-commerce che vede crescere la percentuale di utilizzo anno dopo anno. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato alla Facoltà di Economia dell'Università d'Annunzio che ha messo a confronto istituzioni e docenti per guardare gli scenari globali e le prospettive alle quali si affacciano oggi aziende e produttori di tutto il mondo. Il marketing è profondamente cambiato in questi ultimi tempi e è tornato, se vogliamo, alla personalizzazione che c'era quando c'era una produzione non di massa, quindi quando la produzione era fatta dagli artigiani, naturalmente trasferito su una produzione di massa, quindi la personalizzazione della produzione. Credo che sia molto importante che nei percorsi formativi si inseriscano durante il percorso questi nuovi strumenti, è fondamentale per far sì che i nostri studenti siano competitivi in un mercato internazionale. Tra i relatori istituzionali anche la Camera di Commercio di Chieti che ha raccontato iniziative e attività di formazioni promosse sul territorio per offrire nuovi strumenti capaci di rinnovare il mercato classico della vendita. Peraltro ora introdurremo anche nell'ambito turistico, noi abbiamo partecipato alla realizzazione del Galcos dei Trabocchi, per primi penso in Italia abbiamo introdotto il tema dell'ecosistema digitale, che è uno degli elementi strategici fondamentali del piano strategico di sviluppo del turismo italiano che è stato approvato negli ultimi giorni. Quindi è una strategia globale che stiamo portando avanti per portare, avvicinare le persone e le aziende al marketing digitale.